Il vino, come la musica, è prima di tutto un'emozione. La straordinaria bellezza dell'incontro tra questi due mondi è stata resa a sintesi perfetta dal cantautore livornese Enrico Nigiotti, che ha portato tutta l'intimità di Nonno Hollywood, uno dei suoi pezzi più amati, in un vino, nel suo vino, prodotto con Podere Sapaio di Massimo Piccin a Bolgheri. Oggi, con Storie di moderni contadini, andiamo proprio lì, dove un bellissimo disco gira tra le vigne. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino, quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino, la ricchezza sta nel sole. Ecco, noi iniziamo con un brindisi. Allora, direi, no, direi. Si può. All'inizio, giusto. E a Nonno Hollywood. A Nonno Hollywood. Al vino. Al vino. Volete un bicchiere di vino? Nonno Hollywood, come nasce anche il vostro incontro? Un pezzo fantastico di Enrico Nigiotti, amatissimo da tutti. E poi insomma l'esperienza di Podere Sapaio che si incontrano per dar vita a Nonno Hollywood, questa volta in una bottiglia. Noi ci siamo conosciuti, cioè, suonavi, cantavi, sì, però non eri ancora... Non facevo di mestiere. Io ero un fan di Sapaio, in particolare di Volpolo, che l'ho conosciuto a 18 anni. Praticamente mi è esploso in bocca il sapore di Bolgheri, che ancora... Sciottani non è che sei molto erudito rispetto al vino, no? Quindi vai un po' a caso. E mi esplose in bocca questo sapore di Volpolo, che già mi innamorai dell'etichetta, che io fino all'altro ieri chiamavo copertina, come CD, però ho imparato a dire di copertina. Poi più in là col tempo ci siamo, tra virgolette, ritrovati. Mi ricordo che Massimo mi chiamò a fare una verticale, sapendo che ero un grande fan del Volpolo, mi fece fare la mia prima verticale. Capiamo tutte le annate. Tutte le annate. Dal 2004 fino... Ci tengo a dire che non ho sputato nemmeno un'annata, l'ho goiato così. Perché... Sì, ma ti lo guardavamo un po'. E alla fine gli parlai di questo mio progetto, tra virgolette, questo mio piccolo regalo, perché poi alla fine... il mio lavoro rimane sempre ovviamente la musica, però la voglia di farmi un piccolo regalo e anche di ricordare tempi passati con nonno, quando si faceva il vino, nonostante non fosse buono, però erano momenti particolari e belli, sì, perché dato che comunque la canzone parla di tradizioni, parla di terra, appunto quando dico quanto è bella la campagna, quanto è bello bere vino, ho deciso di provare a fare questa piccola scommessa, questo piccolo regalo. Lui è rimasto subito entusiasta, perché comunque il vino è buono, ma la persona che lo fa è ancora meglio. E è nata questa cosa e ormai è il terzo anno, perché è 2020-2021, era c'era 2022, sono 1500-2000 bottiglie, quindi è una cosa piccola, ma è una cosa che a me rende molto fiero e felice. Quindi è una cosa bella, stiamo bene. Quindi. Sì, poi insomma diciamo che l'entusiasmo che ho visto in Enrico, poi mi ci sono riconosciuto, quindi ho detto sì, questa cosa va fatta. Poi lui fa il blend da solo, quindi quello che noi facciamo come Sapaio, e selezioniamo alcune botti, alcune barrique, di diverse varietà, quindi Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, e gli mettiamo davanti i campioni e lui si fa il blend da solo. E poi, poi noi chiaramente facciamo la massa e imbottigliamo quando imbottigliamo il Volpolo. Tipo al piccolo chimico. È bello perché poi vedi, io ero abituato, tra virgolette, quando si faceva la vendemmia, che era piccolino, ma ripeto, il vino che si faceva in campagna, faceva nonno, era un vino per la famiglia. Quindi la vendemmia era più una sorta di ritrovo familiare, visto che siamo molti, era una cosa conviviale, quindi era la poesia comunque della terra che porta l'amore in generale delle persone. Quindi non ho mai visto i blend, io non conoscevo queste cose, quindi la prima volta che ho fatto il blend e ho visto anche poi la cisterna con scritto Nonno Hollywood, diciamo che bello fare Sanremo, bello fare tante cose, però anche lì mi sono sentito un po' importante. Quando volete. Massimo Piccin, anche qui una scelta di vita ad un certo punto. Dal Veneto scegli la Toscana e scegli di fare vino in Toscana con dei valori importanti che sono quelli del biologico, del rispetto della terra, forse andare anche oltre il biologico. Beh, per me questo progetto, questa avventura che è nata nel 2000, quando io, fine anni 99 in sostanza, quando mi sono trasferito appunto da
Vittorio Veneto, quindi ha comprato la prima proprietà qui a Bolgheri. Sì, e c'era l'idea, che c'è ancora, insomma, di un tipo di vita diverso rispetto a quello che facevo prima. La natura sicuramente, l'agricoltura, quindi poi questa cosa bellissima della trasformazione dell'uva, e un modo di vivere diverso. Cosa ti ha cambiato questa esperienza? Posso dire che ho trovato forse della gioia. Cosa ti ha portato a scegliere questo luogo? Mi propongono questa proprietà a Bolgheri. Io non ero mai stato a Bolgheri, arrivo qui e ho detto, era novembre, mi ricordo. Cioè io mi sono guardato intorno e ho detto, no, questo è il posto. Cioè al di là del vino, al di là, cioè l'ho trovato un posto meraviglioso. Cioè questo mare, queste dune, le colline, la luce. E ho detto, bene, da lì è iniziato poi. Ma io sono sempre stato innamorato di Bolgheri, perché comunque l'ho sempre vista anche molto avanti, più artistica anche per alcune cose, anche solo mi ricordo da piccino venivo qua, magari venivi a mangiare al ristorante e già lì notavi che comunque c'era una sorta di futurismo anche solo nel modo, quello che mangiavi, era diverso, ecco, era più moderna tra virgolette, però una modernità che comunque si abbracciava le tradizioni. Invece della tua arte, cosa porti nel tuo vino? L'istintività, perché comunque col 2022 è il mio terzo blend della vita, per cui già il primo blend è stato proprio istintivo, come appunto scrivere una canzone. Praticamente te quando fai il blend assaggi, ma devi già pensare che il vino non è ancora pronto, deve poi riposare. Quindi non so come, però bene o male ti devi già immaginare quello che sarà il sapore poi dopo un anno di quando te l'ha pronto. Sono tutti di meccanismi appunto di attesa e di fantasia, di pensare al futuro che a me piacciono, insomma, io sono felice. Poi sto facendo il vino con il mio vino preferito, perché ripeto, il Volpo, lo Sapaia sono i miei vini preferiti, per me è il Bolgheri è questo vino qua, per cui è un grande risultato, è come quando ho fatto il duetto con la Nannini, per me fare collaborazione di vino con loro è uguale. E anche lei produce vino. Anche lei produce vino, però il nostro è più buono. Poi glielo spieghi. Lo dico io. Se mi dovessi definire questo vino, come lo definiresti? Vero. Vero. E anche perché è rosso, per me i vini sono rossi. Vino nero, come diceva mio nonno, lo chiamavano, il nero. Vino nero, anche da noi si diceva. Lo definirei anche sorprendente, immaginando Enrico la prima volta alle prese con le varie boccettine e col insomma, partendo dagli alcuni ingredienti che abbiamo dato, sicuramente interessanti, ma ne ha tirato fuori un vino davvero molto buono. Massimo Piccin, il tuo manifesto agricolo, il manifesto agricolo di Podere Sapaio, qual è? Innanzitutto il colloquio veramente con il territorio e l'artigianalità, cioè l'idea di non crescere come produzione, come azienda anche, quindi l'aspetto familiare, artigianale, che però ha l'ambizione di andare nel dettaglio, di curare i dettagli e di cercare di esprimere la grandissima qualità. Siamo circondati da cose bellissime che a volte non vediamo. Il vino è un aprirsi al mondo e forse è stato, Enrico, così anche per te, cioè tuo nonno che ti portava comunque in campagna, in mezzo alle vigne. Qual è il ricordo più bello, ecco, di quelle passeggiate in auto, dell'incontro poi con la campagna, di far bella la vigna? Sì, io alla fine, come dico anche nella canzone, poi la realtà è ora anche bere un bicchiere di vino con un amico, la ricchezza fondamentalmente sta nel semplice. E la cosa che insegna la terra, rispetto anche che va forse di contrappasso, in modo molto contrario a come sta girando il mondo, che è tutto veloce, la terra ti insegna che di veloce non c'è nulla, perché il vino ha bisogno di tot tempo. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile. È un subito che finisce subito. Un'azione che non so sentire. Il vino è il marito della vita. Lascio Bolgheri baciata da quella luce dove le vigne rinascono come ad ogni primavera. Filari di viti che si portano dentro la linea dell'orizzonte del mare, strade da percorrere con il finestrino aperto per lasciare che quest'area salmastra porti dentro ricordi e anche nuove istantanee da tenere dentro una bottiglia di vino.
Enrico Nigiotti, quel vino l'ha dedicata al nonno, che gli ha insegnati i valori e la felicità dello stare insieme. Una felicità che grappoli d'uva succosa, un calice alzato al cielo al tramonto o una canzone che amplifica i sentimenti. In questa puntata di Storie di moderni contadini, ecco che l'agricoltura, l'arte e la musica diventano insieme quel blend che rende la vita davvero bellissima.